My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world. Salve a tutti e ben ritrovati in un nuovo video di Assassinio sull'Orient Express. Allora, finalmente sarebbe anche arrivata l'ora di poter interrogare questi nostri sospettati e speriamo che non parlino troppo. Per prima cosa direi di andare a parlare sempre con il nostro amato Michel. E che dice qua? La prego di darmi la chiave della carrozza Atene Parigi. La prego di darmi la chiave della carrozza Atene Parigi. Ecco la mia. La tenga per tutto il tempo che le occorre. È tutto, Pierre. E adesso te la sei fatta dare. Quando abbiamo trovato il passepartout? La porta della carrozza... Proviamo il passepartout se funziona. Quello che sta facendo non le sembra strano? Non è la chiave giusta. Ma come? Dovrebbe aprire tutte le porte del treno. Ha funzionato. Ma. Allora parliamo con Matteo. Una piantina della carrozza Atene Parigi? Sì, signorita. Quali sono le cabine occupate in questo vagone? Solo quella del dottore Greco, la cabina numero 13. Io riposo nella 15, mentre la 16 è per le mie apparecchiature. Spero che non ci siano problemi. Pierre Michel usa la 11, lo chef la 9, Lucien, il cameriere, è nella 1/2. Il macchinista lo trova nella 20, se non è a controllare la caldaia. E il fuochista riposa nella 3/4. Quali apparecchiature? Sono un radioamatore. Di solito trasporto le mie apparecchiature nel vagone bagagli. In genere non ho tempo per usarle. E poi manca anche l'alimentazione. Quando ci siamo fermati all'improvviso, sono andato a dare un'occhiata e ho visto che il tasto del telegrafo era rotto. Non capisco perché l'avevo riposto con cura. Ho portato il resto nella mia cabina per metterlo al sicuro. Ah, molto interessante. Quindi a questo gli piace fare lo speaker radiofonico. La scorsa notte è passato qualcuno da questa carrozza a quella per Calais? Solo Pierre. È passato e abbiamo parlato per qualche minuto della neve e di come avrebbe influito sulla tabella di marcia. Che ore erano? Poco dopo l'una, solo pochi minuti dopo. Abbiamo parlato per 10 minuti circa, poi Michel si è accorto che la sua campanella stava suonando. Ha aperto le porte tra le due carrozze e l'abbiamo sentita entrambi chiaramente. Suonava de continuo. Lui è subito corso a rispondere. Lei è salito sul treno a Belgrado? Sì, signorita. Perché era così in ritardo? Il suo passeggero deve essere salito da solo e lei ha quasi perso il treno. Ma non è affatto vero. Io stavo preparando la mia carrozza durante il collegamento al treno. Ho dato io stesso il benvenuto al dottor Greco e gli ho mostrato lo scompartimento 12. È tutto. Quindi in questo vagone ci dovrebbe essere solo il dottore. Andiamoci a parlare.
Eccolo qua. Non ho altro da dirgli. Ah, e questo è l'interrogatorio. Perché pure il dottore può essere un sospettato. Allora forse dobbiamo interrogare i passeggeri del vagone per Calais. Qui non c'è nessuno, però. Cyrus Hartman. Là dentro non trovo. Ma quindi dobbiamo prendere altri documenti. Dentro. Eccolo qua, Arbuthnot. Colonnello Arbuthnot, non credo che siamo stati presentati. Vista la situazione, possiamo mettere da parte le formalità, mademoiselle. È vero che sta indagando per conto di quell'investigatore Mangiarane? La Mangiarane sono io, monsieur. Hercule Poirot è belga. Le chiedo scusa, non volevo offenderla. Il suo accento è piuttosto neutro, difficile da individuare. Oh, certo che si è presentato bene questo. Potrei avere il suo passaporto, per favore? Certamente. Colonnello Francis Gordon Arbuthnot, The Muse Cheltenham, dei fucilieri del Northumberland. Attualmente è di stanza in India? Sì, per il momento. Allora, perché non è in viaggio con una nave della PNO? Mi sono fermato a Baghdad con la Atlantic Orient Corporation. Sono di casa lì. Mi può fare un resoconto dei suoi spostamenti di ieri sera? Certo che posso. Dopo cena ho preso un drink nella carrozza salone con il giovane McQueen, il segretario della vittima. È un uomo incredibilmente informato sulla finanza mondiale, per essere un americano, anche se con delle idee piuttosto discutibili sull'India. Ci siamo quindi trasferiti nel suo scompartimento, mi faccia pensare, poi circa alle 21 o alle 9 di sera, come dicono qui, ci siamo visti nel cortile della stazione di Belgrado. Abbiamo fatto due passi per prendere un po' d'aria, ma visto il cattivo tempo, siamo tornati a bordo. Dove ha incontrato la signorina Debenham? La signorina Debenham? Ma che... A Baghdad, se ci tiene a saperlo. Cosa pensa di lei? Posso dirle che è una brava ragazza, una Pukka Sahib. Una chi? Ehi, senta quest'altra, che cosa avete fumato lei, Monsieur McQueen? E che se sono fumati le canne? Che cosa avete fumato lei e Monsieur McQueen? McQueen non ha fumato, ora che ci penso. Io mi sono limitato alla mia pipa. Ha pippato. Che cosa è successo dopo Belgrado? Circa alle 22 o alle 10 di sera. Il cameriere di Ratchet è venuto a portarlo al suo datore di lavoro. Ci è rimasto per un po'. E lei cosa ha fatto in assenza di Monsieur McQueen? Beh, mi sono recato nella carrozza salone per un drink notturno. Stavo tornando nel mio scompartimento quando ho incontrato di nuovo McQueen. Quindi abbiamo fatto ritorno nella sua cabina a chiacchierare. Ci siamo concentrati prima sull'India. Dopodiché ho potuto apprendere alcune nozioni sul mercato azionario americano. Un vero gioco al massacro, mi creda. Oh, mi scusi per il linguaggio scurrile. Non si preoccupi. Vede, ora riesco a percepire il suo accento, ma va e viene. Ma se l'hai chiamata Mangiarane, adesso si scusi per il linguaggio scurrile. A che ora?
ora avete finito di discutere di economia mondiale. La conversazione è stata molto intensa. Quando ho guardato l'orologio erano le 2:15. McQueen ha chiamato l'assistente per farsi sistemare il letto. Io sono ritornato qui. Ha visto qualcuno passare oltre la cabina di McQueen durante la conversazione? Molte persone, direi. Non ho fatto particolare attenzione. È passato l'assistente e credo di aver visto anche lei. Diciamo durante l'ultima ora della sua conversazione. Veramente non saprei. Colonnello, lei in quanto soldato dovrebbe essere attento ai dettagli. Aspetti, credo di aver visto una donna. La donna in kimono. Era giovane o anziana? Non l'ho vista, stavo guardando altrove, ma ho sentito un fruscio e del profumo. Mademoiselle Debenham? No, l'avrei riconosciuta. Non era lei. No, era un odore molto forte, come di frutta o di qualcosa. Riesce a dirmi a che ora è passata la donna? Di che cosa stavate discutendo? Vediamo. Stavo analizzando in dettaglio il completo fallimento del piano quinquennale di Stalin. Deve essere accaduto nell'ultima mezz'ora. Non saprei essere più preciso. Ma che gli vuoi chiedere vita, morte e miracoli a questo? Lei è mai stato in America? Mai, e non vorrei nemmeno andarci. Ha mai sentito parlare di un certo colonnello Armstrong? Armstrong... Ho conosciuto 2 o 3 Armstrong. Selby Armstrong. Fu ucciso sulla Somme. Intendo il colonnello Armstrong che sposò una donna americana e la cui unica figlia fu rapita e uccisa. Ah, sì. Ricordo di aver letto qualcosa al riguardo. Che terribile storia. Non ci siamo mai incrociati, ma il suo nome venne fuori durante un pranzo con gli ufficiali. Si chiamava Toby Armstrong. Bravo ragazzo. Piaceva a tutti. Fece carriera, ottenne la VC, la Croce di Vittoria. L'uomo ucciso la scorsa notte era responsabile dell'omicidio della figlia del colonnello Armstrong. Allora quel maledetto se l'è meritato, anche se avrei preferito vederlo appeso al cappio o legato a una sedia, o qualunque cosa facciano adesso da quelle parti. Un processo con una giuria, un sistema equo. Ma quindi Ratchet era Cassetti? Perché era responsabile? Non sto capendo. Ha notato qualcosa di sospetto la scorsa notte? Una cosa strana c'è stata. Sì? Quando sono ritornato nel mio scompartimento ho notato che la porta accanto alla mia, la numero 16, non era stata chiusa bene. Qualcuno ha dato un'occhiata furtiva fuori, dopodiché ha chiuso velocemente la porta. Probabilmente non era niente, ma sa, le prime ore del mattino, tutto tranquillo, quello sguardo piuttosto sinistro, mi è sembrato proprio un giallo. La ringrazio, colonnello Arbuthnot. Di nulla. Ora, se non le dispiace, credo che farò un salto nella carrozza salone. Non la trattengo. Mi pare di capire che desidera restare nel mio scompartimento. Sì? E frugare fra le mie cose. Mi dispiace, devo proprio farlo. Ma questo è, voglio dire, questo è dannatamente irregolare. E scusi il linguaggio. E cosa avrai mai nella tua cabina? Se hai la coscienza pulita. Là dentro non troverò altro. Là dentro non c'è altro da vedere. Là dentro ho già compiuto. Un altro passaporto. Principessa Natalia Dragomirov.
Il braccialetto non ha alcun valore, mademoiselle. È in rame. L'ho acquistato fuori dalla stazione ferroviaria ad Istanbul. È per la mia artrite. Lo prenda se vuole. Sono mortificata, altezza. So che l'impressione non è positiva, ma sto solo facendo il lavoro assegnatomi. Le prometto che glielo restituirò se mi sarà possibile. Ah, dunque lei vorrebbe interrogarmi? È questo il termine giusto? Posso? Certamente. Sono sospettata, come tutti i passeggeri, della carrozza per Calais. Sono pronta per il terzo grado. Aridaglie. Ho preso in prestito il suo passaporto, altezza. Me ne sono accorta. Natalia Dragomirov, 17 Avenue Kléber, Parigi. Sta tornando a casa da Istanbul, madame? Sì, ho alloggiato presso l'ambasciata austriaca. La mia domestica mi accompagna, come avrà notato al mercato. Mi può fare un resoconto degli spostamenti da lei compiuti ieri sera? Niente di più semplice. Dopo cena, Schmidt, la mia domestica mi ha letto un libro. Siamo state interrotte dall'arresto del treno per evitare la valanga. Dopodiché ha continuato a leggere fino a tarda notte. Mi può dire che ore erano? Direi circa 1:30. Da quanto tempo la sua domestica lavora per lei? 15 anni. La considera affidata? Assolutamente. La sua famiglia proviene da una tenuta tedesca di proprietà del mio povero marito. Di che colore è la sua vestaglia? Mi scusi la natura personale della prossima domanda, madame, ma di che colore è la sua vestaglia? La mia vestaglia è di raso blu. Presumo che sia stata in America, madame? In molte occasioni. Conosce una famiglia di nome Armstrong? Sono miei amici, mademoiselle. Sono stata madrina di Sonia Armstrong. Ero anche molto amica della madre, Linda Arden, una delle più grandi attrici tragiche del mondo. Era ineguagliabile, tanto nei panni di Lady Macbeth che in quelli di Nora in Casa di Bambola. Non ero soltanto un'ammiratrice della sua arte, ma anche una sua amica intima. Linda Arden è morta? No, è ancora in vita, se si può chiamare vita. Vive in un completo isolamento. La sua salute è molto delicata, passa le giornate stesa su un divano. La signora Armstrong ha una sorella, vero? Sì, molto più giovane di lei. La sorella è viva? Certamente. Dove abita? Vorrei sapere il motivo di queste domande. Cosa hanno a che fare con l'assassinio sul treno? Mo vaglielo a spiegare. La vittima è il responsabile del rapimento e della morte della figlia della signora Armstrong. Ah, in tal caso questo omicidio è un fatto assolutamente fausto. Mi perdoni il commento personale. Naturalmente, madame. Dove si trova la figlia minore di Linda Arden, sorella della signora Armstrong? Ho perso i contatti con lei. Credo che abbia sposato un inglese alcuni anni or sono, ma al momento non le saprei dire il nome. Mademoiselle, la prego di perdonarmi, ma la persona che assiste, l'uomo che conduce le indagini, nessuno mi ha ancora detto il suo nome. Si tratta di Hercule Poirot, madame. Poirot? Ma certamente. Mi sembrava che la sua faccia fosse in qualche modo familiare. Poirot su questo treno. È destino. Questa me puzza un po'. Ma in che modo Recet era responsabile del rapimento e dell'assassinio? Oh, mi sono perso qualche passaggio.
in cui l'hanno spiegato. Non c'è niente da scoprire qui. Ho già compiuto. E perché mi fai controllare? Là dentro. Qui non c'è niente. Ma dove stanno gli altri? Il conte e la contessa. Questa è la cabina di Recet. No, da Hubbard. Ho già compiuto. Eccola qua. Questa dovrebbe essere la domestica della principessa. Finalmente, era ora. Ho le informazioni che le permetteranno di risolvere il mistero e lei viene qui dopo ore? È lei che aiuta quel famoso investigatore, come si chiama, non è vero? Sì, madame, ho l'onore di assisterlo. Vi facevo un po' più in gamba. In America la polizia avrebbe arrestato il colpevole seduta stante con le mie prove. Veniamo subito al punto, dunque. Potrei avere il suo passaporto, per favore? Il mio passaporto? E cosa se ne fa del mio passaporto? Sono una testimone, non l'assassino. Ma che cosa c'è che non va nella gente di questo paese? Qui siamo in Jugoslavia, madame. E io sono francese. È quello che ho detto. Il suo passaporto? Grazie. Lei è Caroline Martha Hubbard, di Great Neck, Long Island? È quello che c'è scritto, no? Sì, però datte una calmata. Ah, ma mi sa che questa non è la domestica. È diretta a Parigi per incontrare sua figlia? Sì, contavo di rimettermi in viaggio verso casa dopodomani, ma ora che sono bloccata qui non ne sono più sicura. Ha sentito qualche suono provenire dalla cabina di Monsieur Recet? Ebbene, poco prima avevo chiesto a quella signora svedese, la Holson, se aveva qualcosa per curare la mia emicrania. Come saprà, è un'infermiera. Sì, lo sapevo. Poverina, cercando la mia cabina è entrata per sbaglio in quella del signor Recet. Lui ha riso dicendo qualcosa di scortese, anche se non ho ben capito cosa. Lei ha detto, scusi, ho sbagliato, mi dispiace, con quel suo bizzarro accento. Lui ha riso ancora dicendole qualcosa sul fatto che fosse troppo vecchia. Che idea! Io e il mio povero marito, il signor Hubbard, abbiamo avuto rapporti coniugali fino alla fine. Nient'altro? Dopo un po' ho sentito qualcuno russare, forte come il motore di un aereo in fase di decollo. Di che colore è la sua vestaglia? Che domanda bizzarra! Ne ho due, se lo vuole sapere. Una rosa di flanella, che è un po' troppo intima per un treno, e una viola di seta, un regalo del mio povero marito, il signor Hubbard. Ma per quale motivo desidera saperlo? Qualcuno con indosso un kimono rosso è stato visto uscire o dal suo scompartimento o da quello del signor Recet. È difficile riconoscerli con tutte le porte chiuse. Beh, non era il mio. Per cui si trattava dello scompartimento di Monsieur Recet. Non mi sorprenderebbe. Ho sentito delle voci provenire da lì. Ha sentito una voce femminile provenire da quella cabina? Sì, credo di sì. Ha sentito cosa diceva? Non crederà che mi sia messa a origliare appoggiando un bicchiere alla porta comunicante. Con chi crede di avere a che fare? Noi l'abbiamo fatto però. Quando ha sentito quella voce? Non saprei, ma non sentivo russare da un po'. Prima o dopo l'arresto del treno? Dopo. Dopo l'uomo che era nella mia cabina di cui non mi ha ancora chiesto. Mi sono svegliata, ho sentito la voce ed è tutto. Mi dica dell'uomo che crede sia stato nella sua cabina.
Finalmente! Non si offenda, cara, ma voi stranieri fate praticamente tutto il contrario. L'uomo? Ecco, ero nel letto, mi sono svegliata, era tutto buio, ma sapevo che c'era un uomo lì con me. Nel suo letto? Nel mio cosa? Ma come si permette? No, nel mio scompartimento. Ero così spaventata da non riuscire a gridare. Sono restata immobile a pensare: cielo, sto per essere uccisa da uno straniero, maledetti treni! Sono rimasta ferma e mi sono messa a pensare all'America. Dopo un po' mi sono ripresa e ho sentito nella mia mano... Ho sentito... Sì? Il pulsante della campanella. L'ho premuto più volte ma non è venuto nessuno. Ho pensato, cielo, e se avesse ucciso tutti i passeggeri? Ho continuato a far suonare la campanella e alla fine ho sentito dei passi nel corridoio. Mi sono messa la vestaglia. Quella rosa. Ho urlato avanti e ho acceso le luci, ma riesci a crederci? Non c'era nessuno. Che racconto avvincente. Michel ha perlustrato il suo scompartimento? Sì, ha guardato persino sotto la poltrona, anche se ha detto che non era possibile che qualcuno fosse strisciato lì sotto. Gli ho anche chiesto di controllare la porta comunicante. Era sbarrata? No, ma prima lo era, perché avevo chiesto alla signora svedese di controllarla quando mi ha portato la polvere contro l'emicrania. Prima dell'arrivo di Michel, la porta si è aperta o chiusa? Cara, i miei occhi erano più chiusi delle mani di un banchiere. Non ci ho fatto caso. E con tutto il baccano causato dalla campanella, l'intruso avrebbe anche potuto far saltare in aria una parete. Non l'avrei comunque sentito. Michel ha aperto la porta ed è entrato? Sì, anche se considerando il tempo che ha impiegato, credo sia arrivato in slitta. Sembrava pensasse che mi fossi immaginata tutto. Lo dico anche a lei, non sono una che si immagina le cose. Si ricorda il caso del rapimento Armstrong? Direi di sì. Non ho mai capito come abbia fatto quel maledetto a passarla liscia. Mi piacerebbe mettergli le mani addosso. Avrebbe potuto farlo, madame, quando la porta comunicante era sbloccata. Vuole dire che quell'uomo era Ratchet? Sì, anche se il suo vero nome era Cassetti. Incredibile! Devo assolutamente dirlo a mia figlia. Oh, e finalmente l'hanno detto, ce l'hanno spiegato. Ratchet era Cassetti. Eravate legati alla famiglia Armstrong. Eravate legati alla famiglia Armstrong? Beh, anche loro erano di New York, ma non eravamo legati. Facevano parte di un circolo molto esclusivo. Ho sempre sentito dire che la signora Armstrong era una donna splendida e che il marito l'adorava. Una storia incredibilmente triste. Vorrei ispezionare la maniglia della porta comunicante per rilevare delle impronte. Allora non è così sprovveduta. Prego, cara, guardi dove vuole. Io adesso ho bisogno di un drink. Signora Hubbard, aspetti. Le è caduto questo? Non è mio. Ma ho visto questa H incisa sopra. Il mio è qui, guardi. Vede? C'è ricamato CMH ed è un fazzoletto delicato, ma non così sottile come quel costoso cambrì parigino. A cosa serve un fazzoletto se non ti ci puoi soffiare il naso? Oh, allora adesso possiamo prendere le impronte. Però mica ce l'hanno detto come si fa. E poi alla famiglia sfortunata degli Armstrong, guarda caso la conoscevano tutti su questo treno. Che coincidenza. Adesso vediamo come dovrei fare. Piuttosto interessante. Ma come si fa a prendere ste impronte? Forse devo parlare con Poirot.
Monsieur Poirot. Ed è tutto quello che ho scoperto finora. Facciamo progressi, mademoiselle. Ah, vediamo cosa possiamo imparare. Siamo sicuri che abbiamo preso tutti i passaporti? Dovrei aver raccolto tutti i passaporti. Sfortunatamente non credo, mademoiselle. Ecco. Vede di esserne certa la prossima volta. Si ricordi della nostra sfida? Sì, ma come si fa a prendere le impronte? Dovrei aver recuperato tutte le impronte digitali. Sfortunatamente non credo, mademoiselle. Non ho ancora tutto ciò di cui ho bisogno per raccogliere e registrare le impronte digitali dei sospettati. Grazie di cuore, signor Poirot. Io non ho capito come devo fare. Andiamo nella nostra cabina. E questo? Che abbiamo preso? Una Bibbia di Greta. Forse della Olson. La Bibbia di Greta Olson sembra molto usata. Ho annotato i passaggi rilevanti nel mio taccuino. I passaggi rilevanti? E quali sarebbero? Passaggio della Bibbia, Apocalisse. Vabbè, io mo non mi metto a leggere pure il passaggio dalla Bibbia. Ho sbagliato. Poi nel caso mettete pausa e se ve lo volete leggere, perché non credo. Cioè dovrebbe essere utile. Perché sennò non l'avrebbe preso. Ma perché l'ha annotato? Sul taccuino. Regardez, mademoiselle. E che ho trovato? Una cartolina dell'America, da Coney Island per la precisione. Sembra la scrittura di Greta. Dice, in ricordo dell'ultima giornata felice trascorsa al mare. Elena è andata sulle montagne russe, io non ce l'ho fatta. Là dentro non... Non mi serve altro dalla valigia per il momento. Salve, signorina. Credo proprio che cadrà ancora molta neve. Greta, è al corrente del fatto che Monsieur Poirot mi ha chiesto di indagare sull'omicidio? Sì, ne ho sentito parlare. Lei è contenta? Certo, ma avrei bisogno del suo aiuto. Farò il possibile. Ecco, un'altra bella lista di domande. Potrei avere il suo passaporto, per favore? Eccolo. Greta Sigrid Olson, anni 49, di Stoccolma. Adesso sono una missionaria. Faccio l'infermiera in una scuola di Gemlik e non sono spesso in Svezia. Ha dato lei alla signora Hubbard una polvere contro l'emicrania la scorsa notte? Sì, povera signora, aveva una terribile emicrania. Erano circa le 10:40, credo. Non sono sicura. Andiamo bene. È uscita ancora dallo scompartimento dopo aver aiutato Monsieur Poirot? La sua caviglia non era poi così male. Ho dato un'altra occhiata questa mattina. Ho visto bambini più coraggiosi di lui. Dopo Monsieur Poirot? Mi sono svegliata diverse volte. Ma solo perché lei continuava a sbirciare in giro e uscire dallo scompartimento. Dopodiché?
Quando si è tranquillizzata? No, ero molto stanca per tutto quel trambusto. Mi sono addormentata. E poi, se fossi uscita, non mi avrebbe notata? Non ne sono sicura. Lei era qui, nella cuccetta inferiore. Ho dormito fino al mattino, così profondamente che lei avrebbe potuto uscire senza svegliarmi. Non saprei dire altro, dormivo. La sua vestaglia è marrone, giusto? Sì, come ha potuto vedere, Lana Jäger, molto comoda. Di che cosa avete parlato, lei e la signora Hubbard? Della sua emicrania, cominciata dalla parte posteriore, poi arrivata fino agli occhi e... Qualcos'altro? Mi ha chiesto se la porta tra il suo scompartimento e quello del signor Ratchet fosse chiusa a chiave. Ho controllato. E? Era chiusa a chiave. E avrà lasciato le impronte. Ha visto qualcuno nel corridoio mentre portava la medicina alla signora Hubbard? Nel corridoio, no. E altrove? Ho aperto per sbaglio la porta dello scompartimento della vittima, il signor Ratchet. Mi sono spaventata molto. Le ha detto qualcosa? Mi ha sorriso, mi ha invitato a... Non vorrei ripetere quello che ha detto, mi ha fatta arrossire. Me ne sono subito andata, naturalmente, e sono tornata dalla signora Abar. Per cui lei... È stata l'ultima persona a vedere Monsieur Ratchet in vita. Sono sospettata di tutte le persone a bordo? Lei sospetta di me? Cioè, ma Ratchet, alias Cassetti, ci provava con tutte. Lo ha visto di persona? Sì, era a letto, stava leggendo un libro. Hai sentito parlare del rapimento Armstrong? No, di cosa si tratta? Una bambina era stata rapita e uccisa. La madre incinta morì insieme al figlio durante il parto. Una domestica si uccise. Il signor Ratchet era il mandante del rapimento. È incredibile che ci siano al mondo persone così malvagie. Mette a dura prova la nostra fede. Povera madre. Male per lei. Il problema di questo gioco è che è troppo ricco di dettagli e forse me li dovrei segnare tutti su un foglio, un po' come il taccuino di Antoinette. Poi mettiamoci pure che non lo porto spesso questo gioco e ci metto molto tempo a portarlo, ed è difficile ricostruire tutta la storia. Lei è mai stata in America? No, avrei dovuto andarci una volta. Dovevo accompagnare una signora invalida, ma alla fine il viaggio è stato annullato. Mi è dispiaciuto, gli americani sono molto generosi. Danno molti soldi a scuole e ospedali, sono molto pratici. Au revoir, mademoiselle. E anche con la signora Olson abbiamo finito. Non posso prendere. Questa chi è? Sì, Fräulein. Frau Schmidt, sto assistendo Monsieur Poirot nelle indagini sulla morte del signor Ratchet. Mi può dare una mano? Se posso. Potrei avere il suo passaporto? Sì, eccolo. Lei è Hildegarde Schmidt, di anni 43, residente a San Pietroburgo? Dove mi occupo di Madame la Princesse, sì. E questa è la domestica, non la signora Hubbard. Mi può riferire i suoi spostamenti della scorsa notte, dopo cena? Mi sono mossa poco. Ho letto alla principessa Casa desolata dello scrittore inglese Charles Dickens. L'arresto improvviso del treno ci ha interrotte. Fortunatamente Madame la Princesse non si è ferita. Poi ho ripreso a leggere. Non leggo molto bene a voce alta, ma Sua Eccellenza dice che per lei va bene così. La fa dormire meglio.
Quando le è venuto sonno, mi ha chiesto di andare. Sono quindi tornata allo scompartimento che condivido con Fräulein Debenham. Che ora era? Era molto tardi, almeno 1:30. Mi parli di Mary Debenham. Una signorina molto gradevole. Stava già dormendo quando sono entrata, dopo aver finito di leggere per Sua Eccellenza. Di che colore è la vestaglia di Mademoiselle Debenham? Viola pallido. Credo si dica color malva. Addirittura il color malva. La signorina Debenham è mai uscita dalla cabina nel corso della notte? Non dopo che sono tornata. Ho il sonno leggero, Fräulein, nel caso in cui Sua Eccellenza abbia bisogno di me. Questo fazzoletto è suo, Frau Schmidt? No, non è mio. Come vede, c'è la lettera H ricamata. Ah, ma è un fazzoletto da signora. Un fazzoletto molto costoso di Cambrì, ricamato a mano. Direi di fattura parigina. Conosce la vera identità del signor Ratchet? Non era il suo vero nome? Si chiamava Cassetti. È responsabile della morte di una bambina di nome Daisy Armstrong. Mein Gott! Avevo sentito parlare di quel rapimento. Terribile. È stato terribile. In Germania non siamo abituati a tali crudeltà. Ma, insomma, dopo qualche anno ci sarà la Seconda Guerra Mondiale. Lei è mai stata in America? No, mai. Ma vorrei andarci un giorno. Ha visto nessuno mentre rientrava nel suo scompartimento? Solo un assistente. Era seduto alla fine del corridoio? No, Fräulein. È uscito da uno degli scompartimenti centrali. 2 o 3 porte dopo quello di Madame la Princesse. L'assistente era Michel? Il nostro solito assistente? No, Fräulein. Cosa? Me lo descriva. Basso, carnacione scura, con dei baffi. La sua voce, quando si è scusato, era debole e acuta, più della mia. Non lo avevo mai visto prima. Era lo scompartimento della signora Hubbard? Può darsi. Ma io l'ho visto uscire. E lei non era nel corridoio. Sì che c'ero. Mi è quasi finito addosso scusandosi e affrettandosi in direzione della carrozza salone. Ho sentito suonare una campanella, ma non credo che abbia risposto. La campanella ha continuato a suonare? Sì, a lungo. Grazie, signorina Schmidt. E questo che cos'è? Ah, il passaporto della signorina Debenham. Ho già compiuto. Là dentro non trovo. Vabbè. Io però mi devo fermare qui. Non posso interrogarli tutti, altrimenti verrebbe un video troppo lungo. Spero di non fare troppa confusione con tutte queste informazioni. E spero anche che voi stiate capendo. Resta da capire come rilevare le impronte digitali, visto che a quanto pare adesso si può fare. E dunque, come sempre, se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un bel mi piaciozzo, commentate, condividete e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Che aspettate? Perché ci potremmo ribeccare ad un prossimo video. E ciao!